20 giorni fa gli operai di una ditta che lavora per Abbanoa hanno sostituito il contatore, ma hanno rotto un tubo che poi non hanno riparato e da quel tubo da allora viene fuori una grande quantità d'acqua. Paolo Azzori, il proprietario della casa di Isili dove è ancora attiva la perdita idrica, è stanco di lamentarsi con Abbanoa. Mi hanno detto che non possono entrare nelle abitazioni private in quanto loro vogliono i contatori all'esterno, però io dico, è possibile che sei entrato lì a mettere i contatori prima e poi non puoi entrare a riparare il guasto? Per fortuna c'è lo sportello che chiude il contatore, ma basta aprirlo per provocare uno zampillo d'acqua. La perdita sta già creando problemi ai muri. L'acqua su mi arriva un goccio. Io ho delle sorelle anziane che devono passare qui in mezzo all'acqua. Siamo 20 giorni in questa situazione, non riesco a sbloccare questa situazione. E che dire dell'enorme spreco d'acqua che finisce in un pozzetto vicino? Io non tocco nulla, perché se io vado a toccare il tubo adesso lì, è di proprietà di Abbanoa, vengo denunciato. Io ho già contattato idraulici privati e mi hanno detto che loro non possono toccare assolutamente il guasto perché la tubazione è di Abbanoa. Abbanoa dovrebbe essere al servizio dei cittadini. A questo punto sono i cittadini che sono al servizio di Abbanoa.